la festa del papà. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Come dico ogni anno, festa del papà in avvicinamento. Al rapporto tutti i piccolini, ehi tappetti, venite tutti qua che dobbiamo preparare il regalo per la festa del papà. Eh sì, vi ho chiamato tappetti, non a caso, perché oggi sarete proprio questo, tanti piccoli tappetti. Infatti oggi, da un piccolo tappo di sughero, faremo un regalo meraviglioso per il nostro papà, un bellissimo portachiavi, ma non un portachiavi qualunque, un portachiavi che scoprirete con me sul tavolo da lavoro. Papà, ecco l'occorrente per il nostro lavoretto per la festa del papà. Innanzitutto degli acrilici, un colore bianco titanio, un blu e un rosa. Io li ho messi già qui perché siccome ci sto lavorando tanto, perché con questi Deuzza sto facendo i lavoretti per la festa del papà a scuola con i bimbi della scuola, e allora me li sono già disposti in due vaschette, un rosa e un azzurro, un blu. Dei pennelli piatti per fare lavorare bene i bimbi vi consiglio un cotton fioc, un gancio portachiavi e un anello a vite, questi due. Quindi un pezzettino di carta adesiva trasparente, quella che vendono a metraggio con la quadrettatura dietro. Ne serve un pezzettino che avvolga esattamente il protagonista del nostro lavoretto, che altro non è che un tappo da vino. Può essere un tappo di sughero o, come nel mio caso, un tappo da vino siliconato che richiama il sughero, ma in realtà non è effettivamente di sughero, non è poroso come il sughero. Bene, il pezzettino di carta adesiva deve avvolgere completamente il tappino e deve essere di una larghezza tale che lo rivesta quasi del tutto. Quindi ci occorreranno anche degli uniposca. In realtà ci servirà solamente il colore dei capelli di nostro figlio o di nostra figlia, quindi biondo e marrone sicuramente, ed un colore nero che può essere o un uniposca o in alternativa dei marker, insomma, con una punta grossa, e poi per la rifinitura invece più sottile ho un altro marker tipo questo della Staedtler a punta fine, però sempre che sembrano dei colori a spirito molto forti, quelli che scrivono in pratica anche sui CD per intenderci, sulle plastiche, oppure gli uniposca a punta sottile, con cui io non mi sto trovando però molto bene perché si inceppano a un certo punto del lavoro. Vabbè, con le penne indelebili, quelle per CD, si lavora molto meglio per le rifiniture finali. Quindi abbiamo detto, l'uniposca devono essere del colore dei capelli del bimbo e poi del colore delle decorazioni, se avete una bimba, della gonnellina. Naturalmente tutti questi tappini possono essere poi resi bimbi nelle forme in cui la vostra fantasia vi suggerisce. Potrete anche eliminare gli acrilici e farli voi direttamente con gli uniposca, ma se lavorate coi bimbi potete fare le tre fasce che adesso andremo a fare a pennello e poi voi farete soltanto le rifiniture. Vi occorrerà anche un pochino di carta abrasiva, perché questi tappi siliconati, proprio perché sono siliconati, non fanno aderire subito il colore, ma hanno bisogno di essere trattati. Se invece di tappi di sughero naturale, questo passaggio non ci sarà bisogno e quindi non ci sarà bisogno della carta vetrata. Come prima cosa passate in una carta abrasiva bella grossa, una carta vetrata a grana grossa come vedete, il tappo un po' così tutto a giro, in modo da rendere aggrappante la sua superficie. Eccoci qui, è tutta spelucchiata fuori, quindi a questo punto prenderà il colore. Non ci sarà bisogno di questo passaggio, come vi ho detto, se invece userete un tappo di sughero riciclato veramente, cioè preso da una bottiglia di vino. Io non lo faccio perché lavorando con tanti bimbi dovrei scolarmi litri e litri di vino. Ho fatto prima a comprare la busta e questi siliconati mi sembravano più idonei. Prendiamo il pennello e un po' di colore bianco, poco poco, così, e spennelliamolo su tutta la superficie del tappo.
Ok, tutto dipinto ben bene e facciamo asciugare perfettamente prima del prossimo passaggio. Quando il nostro tappino si sarà asciugato, potremo procedere alla seconda fase. Dipingiamo la gonnellina o il pantalone. Io ho deciso di farli tipo manga giapponesi, quindi farò una camicetta bianca su una gonnellina o un pantalone blu, che poi, se nel caso delle femminucce, vedrete perché farò anche il mio portachiavi con la mia caricatura, decorerò la gonnellina. Mentre il pantalone lo lascerò tipo jeans. Quindi col pennellino, magari i bimbi tengono fermo il pennello e i genitori girano il tappo, così dipingete. La parte inferiore del tappo e fate anche la parte inferiore del tappo. Quindi fate asciugare completamente. A questo punto, una volta asciutto, procediamo con la parte della testa, quindi il rosa. Facciamo tutta una striscia più sottile di rosa nella parte superiore. E poi il faccino, puntando il pennello a compasso, giriamo da una parte e dall'altra sino a crearci un ovale. E voilà! E lasciamo asciugare completamente. Eccoci qui, adesso abbiamo due tappini perché con uno facciamo poti, Enzino, e con l'altro facciamo me e ci divertiamo un botto. Allora, così vi faccio vedere la differenza tra il maschietto e la femminuccia nella rifinitura. Il maschietto è un po' più semplice, ci servirà solamente l'uniposca grande o il marker a spirito, quindi una penna per la rifinitura dei tratti somatici. E i colori del capelli che creeranno i capelli del bimbo e gli occhi, il colore degli occhi. Quindi Enzo è biondo con gli occhi azzurri e le scarpine che faremo sempre marroni. Quindi sarà un pupattolo molto molto semplice, ma che voi potrete personalizzare come meglio credete. Allora, cominciamo. Io vado dal basso verso l'alto perché mi trovo meglio, quindi comincio subito col crearmi innanzitutto la definizione degli spazi. Faccio la divisione del jeans, le scarpotte che poi andrò a ridefinire ulteriormente, le tasche, se volete date anche delle particolareggiature con la cucitura sui laterali, l'impuntura dei jeans da una parte e dall'altra, e sul retro il sederino, poppete, e le taschine del jeans, una, e due. Quindi andiamo sul davanti, facciamo una camicia molto seria, i bottoncini. Le bracciotte, e quindi la boccuccia, un bel sorriso, e il nasino, eccolo qua. Ora due begli occhi azzurri. State attenti con gli uniposca quando mettete il colore perché molto spesso gocciolano. Nel frattempo che gli occhi si asciugano, col cotton fioc e un po' di rosa che abbiamo usato per fare l'incarnato, intingiamo il cotton fioc nel rosa, scarichiamolo prima su un pezzetto di carta e diamo un puntino proprio sotto al braccio da una parte e un puntino sopra il braccio, sotto
sotto al braccio dall'altra parte. Benissimo, nel frattempo io coloro anche le scarpotte di marrone. Ok. A questo punto passiamo ai capelli. Per fare un biondo scuro io userò un marrone, poi ti porto un po' i capellini da una parte, così. Mi darò molte righe marroni perché è biondo scuro, biondo cenere, quindi insomma... E darò anche un paio di puntini neri per dare il cenere al colore e poi passerò sopra con l'uniposca giallo. Zac, zac, zac. Su tutto, eccolo qui. Quindi per fare un biondo scuro, un biondo che non sia giallo, questi sono i colori che dovete usare. Rifinisco occhietti, scarpe e manine, che nel frattempo si sono ben asciugate. Gli occhietti ancora non sono asciutti, quindi prima di rifinirli, mi rifinisco meglio la cinturina. Contorno il faccino. Ok, il nostro potino è pronto, il mio tappo che tenero. Adesso per farlo diventare un portachiavi però lo faccio asciugare completamente. Prendo la cartina di rivestimento e la attacco tutto attorno, così. Ok? Adesso posso tenerla in mano senza consumarne la pellicola pittorica. Quindi lascio qui a riposare putino, prendo il mio gancio, inserisco l'anello nel gancio, ok, e semplicemente avvito al centro del tappino. Ed ecco pronto il nostro portachiavi a forma di enzino. Voi divertitevi a creare il vostro tappo col vostro piccolino e regalatelo alla festa del papà al suo genitore dicendo: tanti auguri dal tuo tappo, pa! E lui si divertirà veramente, veramente tanto, ne sono convinta. Adesso vi faccio vedere come fare la gonnellina, la versione di me a tappa, non che quella originale non lo sia. Allora, mi creo direttamente la separazione tra parte superiore e inferiore. E poi naturalmente fate scegliere alla vostra bimba come vuol fare il decoro. Io per esempio, dovendola regalare a mio marito, farò una gonnellina tutta a cuori rossi. I cuori sono molto semplici da fare anche con una punta grossa come l'uniposca, basta fare infatti una V, 1 e 2, visto? 1 e 2, e poi la decorerò anche con dei pois bianchi. Faccio adesso un bel collettone per la mia camicetta e due e dei bei bottoncioni, quindi le bracciottine. Col cotton fioc di prima stampino le mani, poppede e poppede. E adesso mi dedico al viso ed eccoci qua, io tappa e poi ti tappo, pronti per essere regalati a papino. Adesso ce ne andiamo di là e ne parliamo un altro pochino, ma prima le foto.
che carino, il nostro piccolo portachiavi autoritratto da regalare al nostro papà dicendo: papà, auguri dal tuo tappo! Io ho fatto sia quello di Poti che, come avete visto, anche il mio autoritratto, in modo che il papà di Poti possa avere due portachiavi, uno per la macchina e uno per la casa, in modo che ci ricorderà sempre di noi stringendoci tra le sue manone. Sono dei portachiavi veramente carinissimi e divertentissimi e semplicissimi da fare, non solo per i piccoli, anche per i grandi. Quindi divertitevi a farne tantissimi, magari ritraendo tutti i componenti della famiglia, regalando a ciascuno di loro il proprio portachiavi, anche se io l'ho pensato per il nostro papà. Quindi auguri a tutti i papà di Arte per Te, forza figlietti di Arte per Te, andate a preparare il portachiavi e mamme, aiutate i vostri piccolini a realizzare questa miniatura del vostro piccolino. E allora, un bel pollice in su se questo video vi è piaciuto, condividetelo se volete far conoscere Arte per Te a più persone possibili, io ne sarei veramente veramente felice e noi ci rivediamo al prossimo video. Vi aspetto su Facebook e da Ombretta e da Arte per Te è tutto, arrivederci, alla prossima!